L'isola dei famosi 2018, la prova audio scandalo che incastra Francesco. Lo scandalo droga o il cancelletto Isola dei famosi 2018 continua a tenere banco in tutte le trasmissioni televisive di Canale 5, Video, e ieri sera anche Alessia Marcuzzi nel corso della quinta puntata del reality show ha scelto di tornare ad occuparsene dopo che gli amici di Striscia la Notizia le avevano fatto ascoltare quella che sarebbe la prova audio clamorosa che confermerebbe la versione dei fatti raccontata da Eva Engere e di conseguenza confermerebbe lo scandalo droga raccontato in questi giorni, che ha spinto Francesco Monte ad abbandonare il cast del reality show di Canale 5. La prova audio dello scandalo droga all'Isola dei Famosi. La prova audio in possesso di Striscia la Notizia è stata fatta ascoltare ad Alessia Marcuzzi ma per motivi di privacy il TG satirico di Canale 5 non ha potuto trasmettere tale prova in diretta ai telespettatori, i quali quindi non hanno potuto ascoltare cosa venisse detto in questo filmato audio che sarebbe la prova del 9 che confermerebbe le parole di Eva Engere. Tuttavia durante la quinta puntata del cancelletto Isola dei Famosi 2018 trasmessa ieri sera su Canale 5, abbiamo visto che a inizio trasmissione la padrona di casa del reality show ha voluto fare un po' di chiarezza sulla vicenda e ha parlato anche del filmato che le hanno fatto ascoltare gli amici di Striscia la Notizia. Nel dettaglio la Marcuzzi ha rivelato al pubblico dell'Isola dei Famosi, Video, che si trattava di una prova audio di un ex concorrente del programma che in quel momento non era in studio, il quale aveva confermato la versione dei fatti di Eva Engere sullo scandalo droga e quindi aveva smascherato con le sue parole le affermazioni di Francesco Monte, che come ben saprete in queste settimane si è sempre tirato indietro da tutte le polemiche, affermando che lui non ha nulla a che vedere con questa situazione e che la Engere ha detto bugie. Scoppia la bufera sullo scandalo droga all'Isola. La stessa Alessia Marcuzzi nel momento in cui ha ascoltato la prova audio dello scandalo droga che le hanno fornito gli amici di Striscia la Notizia è rimasta senza parole e ha ammesso che da questo momento in poi non si può far finta che non sia successo nulla, precisando che lei a nome della produzione del reality show si impegnerà nel corso delle prossime settimane affinché venga fuori la verità su questo intricato caso e lo farà in primis per il pubblico da casa che segue la trasmissione e che non vuole essere preso in giro da queste mezze verità. Let it go.